Salve, secondo video sulla Immacolata Concezione. Nel primo abbiamo parlato di che cos'è l'Immacolata Concezione. Ripetiamo, non è la verginità di Maria. L'Immacolata Concezione è il concepimento di Maria priva di peccato originale. Abbiamo trattato brevemente, per chi fosse interessato e beccato questo video può andare a vedere l'altro, delle motivazioni che secondo me sono alla base di un dogma del genere e poi una serie di considerazioni sia logiche che tecniche che teologiche, insomma sommarie, in base alle quali questo dogma, che è uno dei più contestati dagli stessi teologi cattolici, offre il fianco quindi a una serie di interpretazioni e di osservazioni. Ora parliamo della pezza d'appoggio del dogma dell'Immacolata Concezione, cioè il cristianesimo si basa sui Vangeli. Qualcosa deve esserci sui Vangeli per poter affermare un dogma. Abbiamo detto, questo l'Immacolata Concezione non è scritta esplicitamente nei Vangeli. Se ci fosse scritto nei Vangeli non ci sarebbe bisogno di un dogma e sarebbe riconosciuto da tutti i cristianesimi. Invece, soltanto la religione cattolica accetta l'Immacolata Concezione così come definita. Qual è la pezza d'appoggio? La pezza d'appoggio è l'Ave Maria. Cos'è l'Ave Maria? No, per noi è una preghiera. In realtà l'Ave Maria è il saluto dell'Arcangelo Gabriele che va ad annunciare appunto a Maria che lei porterà in grembo il Salvatore, il Messia, Gesù Cristo. E le chiede anche, sei d'accordo? E lei dice sì, sono d'accordo. Così, avete deciso, facciamolo. Dunque, cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Sempre riferimento ufficiale, ovviamente. Dice, nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza che Maria, colmata dalla grazia da Dio, era stata redenta fin dal suo concepimento. Cioè, qual è il ragionamento? Arriva l'angelo, dice Ave Maria piena di grazia. Siccome la grazia è data da Dio, non è autonoma, non è una virtù personale, è stata ricolmata, perché dice piena di grazia, è stata ricolmata di grazia da Dio. Quindi è stata redenta fin dal suo concepimento. Il ragionamento è un po' traballante, però appunto c'è bisogno di un dogma, perché non è immediata la deduzione. È un po' traballante, però potrebbe anche essere corretto. Il problema è alla base, cioè siamo sicuri che l'angelo abbia detto a Maria, Ave Maria, piena di grazia, e in base a piena di grazia si sia poi dedotto questo e quest'altro? Vediamo un po', facciamo finta di trovarci davanti non al Vangelo, ma ad un testo storico. Allora, ad un testo storico che poi porta alla creazione di una religione, di una fede. Quindi partiamo dal soggetto e arriviamo alla fede che ne consegue. Il soggetto è una ragazzina sola, ha 14 anni, Maria ha 14 anni. Maria ha 14 anni, rimane incinta, racconta che è rimasta incinta, ha visto l'angelo e gli ha detto tu porterai con te in grembo il Salvatore. È sola quando viene annunciato dall'angelo questo evento. Non c'è un altro testimone, è da sola. Solo lei lo vede. Lo riferisce. Coloro ai quali lo riferisce lo riportano ad altre persone e poi viene scritto su un Vangelo. Vediamo cos'è successo non 2000 anni fa, ma poco più di un secolo fa. A Lourdes, una ragazzina Bernadette vede qualcosa. Vede qualcosa e quella là, la chiama quella là, la signora, quella là.
Ogni tanto va alla grotta e parla con quella là. Riferisce quello che vede, perché solo lei, anche in questo caso, solo lei lo vede. E nasce il culto mariano di Lourdes. Frotte migliaia di persone che vanno a Lourdes per farsi guarire, per trovare la guarigione, eccetera, eccetera. È un posto speciale, pieno di fede e così via. Vi leggo cosa dice Alberto Maggi in un convegno. Alberto Maggi chi è? Alberto Maggi è del 45, è un teologo, biblista, cattolico e un religioso dell'ordine dei Servi di Maria, quindi non è un pericoloso bolscevico in caccia, in mangiapreti, diciamo. Ha avuto anche una trasmissione in Vaticano, ha condotto una trasmissione a Radio Vaticano, e è un biblista, sta lavorando a traduzioni sul Vangelo secondo Giovanni, il Vangelo secondo Matteo, insomma è uno abbastanza affidabile. Dice che lui era innamorato di questa storia di Bernadette. Però dice anche: lei non ha mai detto di aver visto la Madonna. 30.000 interrogatori ha subito e non sono riusciti a farle ammettere. Sì, ho visto la Madonna. Lei l'ha sempre chiamata quella cosa perché ha fatto una profonda esperienza dello Spirito Santo, ma non è che ha visto la Madonna, non l'ha mai detto, la chiama quella cosa. Dopo, chiedendole a cosa assomigliava, poi hanno detto, beh, era Maria, era la Madonna, ma lei non ha mai detto che era la Madonna, cioè non, questa figura non le ha mai detto, io sono la Madonna. Quando le dicevano allora la Madonna ha detto, lei rispondeva no, io non ho mai detto di aver visto la Madonna. Le sue ultime parole prima di morire, sono state, ma io poi non sono neanche tanto sicura che sia vero o no quello che ho vissuto. Cioè, nell'epoca dei giornali, delle testimonianze, della storia raccontata minuto per minuto, 100 anni fa e passa, esistevano già giornali, cronisti, eccetera, e con tutto l'interesse che c'era intorno a questo fenomeno, nessuno è mai riuscito a far dire a Bernadette che ha visto la Madonna. Lei è l'unico testimone degli eventi, l'unico testimone delle apparizioni, e lei non ha mai detto che fosse la Madonna. Intorno a Lourdes è nato il più grande movimento mariano della storia. Ci sono frotte di turisti e fedeli che vanno a Lourdes per farsi guarire. Riguardo le guarigioni, le dicevano, per esempio, dicevano, sai che la gente beve l'acqua della grotta? E lei diceva, perché? Ma sai che la gente porta i malati nella grotta? Lei era, non capiva per quale motivo. No, non è che la Madonna ha detto portatemi i malati, li guarisco. Non l'aveva mai detto in vita sua. E lei era l'unica testimone. Tuttavia è nata una fede. Nata la fede per la Madonna di Lourdes. Per la Madonna di Lourdes. Quindi abbiamo visto un caso reale, reale, di una ragazzina che, nonostante tutte le pressioni e i condizionamenti, e nonostante poi una vita passata in convento, che poi è stata portata in convento, è stata lì tutta la vita, beveva, fumava sigari, abbastanza indisciplinato, lei non ha mai detto ho visto la Madonna. Eppure è nato un movimento teologico mariano dedicato a Lourdes. Dall'altra parte abbiamo Maria che 2000 anni fa, ragazzina di 14 anni, incinta, dice, io ho visto l'angelo che mi ha detto così e colà. Le sue parole, siamo sicuri che fossero esattamente quelle? Lei era sola, ha raccontato delle robe, poi sono state trascritte. Esattamente come nel caso di Bernadette. Con la differenza che con Bernadette, nonostante non sia molto pubblicizzato, siamo riusciti a trovare una testimonianza secondaria, diciamo apocrifa,
del fatto che Bernadette non ha mai detto di aver visto una Madonna. Cioè, siamo così sicuri di poterci fidare della testimonianza di una persona che ha visto, unica testimone di un evento, e soprattutto siamo sicuri di poterci fidare di chi poi ha raccontato quell'evento ad altri, mettendoci poi del suo, come hanno fatto tutti quelli che hanno cercato di interpretare con la propria visione le parole di Bernadette. Teniamo conto che al tempo di Maria c'era un certo fervore religioso, quindi non era difficile interpretare male le parole di una ragazzina. Spero così di aver portato un po' di contributi e di aver fatto conoscere magari meglio alcuni aspetti dell'Immacolata Concezione. Grazie.